Salve, salve galera, aqui quem fala é o Chris com mais um vídeo, mais um gameplay pro canal de Dicabuster. Seja muito bem-vindo, pega uma poltrona, pega a sua cadeira, fica bem confortável aí e vamos curtir aqui. O jogo de hoje é o Martha is Dead, tá galera? Já joguei um pouquinho para conhecer o jogo. O jogo aí ele é no estilo aí do Detroit, né? Become a Human, do Heavy Rain, do Beyond Two Souls, Life is Strange, esses jogos aí, tá? Só que a temática dele é pra uma pegada mais sentimental, suspense e de terror, tá, galera? Então a pegada dele é essa. Eu vou falar mais um pouquinho aí sobre a história durante o jogo, né? Durante esse primeiro início aí do jogo, você também vai conseguir entender bastante aí sobre o jogo, tá? Durante os diálogos, eu vou tentar não falar tanto, pelo menos agora, durante a introdução, tá, galera? Ciao, sono Giulia. Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovare da anni. Devo raccontarti la mia storia, insomma. Non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose. Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare da mio padre. Tata, mi racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la Dama uccise le giovani donne quando c'è la nebbia. Ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene? Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta. Ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì, molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella, bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, poi dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Amavo la tata e amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Il desiderio, le speranze, ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore.
poverina, però. Non è giusto. La vita non è giusta, tesoro. Ma è la vita. E dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò. Però mi fa una rabbia. L'ha agitata. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Mi fa un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. La dama esige la vita di una giovane donna, ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti, la dama si libera del fardello del suo dolore. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felice. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa. Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre la faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali, o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Então, galera, a base da história é essa, tá? Ela tem uma irmã, que é a Marta, né? Que no caso é a personagem que vai estar morta. E ela vai descobrir a irmã dela aqui no lago, né? E uma referência à história que ela ouvia quando era criança, a irmã dela vai estar afogada. Não vai se saber por quê, né? E o que dá pra ver também aí na história é que a irmã dela era amada aí pelo pai e pela mãe, né? E ela já não tinha esse mesmo carinho, né, recebido aí dos pais, né, ou pelo menos da mãe, né? Ela era mais apegada ao pai, mas pra frente dá pra ver um pouco disso, né? Mas é isso aí, ela vai encontrar a irmã dela e ali meio que sem querer ou por uma questão de carência, né, ela acaba tomando o lugar da irmã dela e não consegue falar pro pai ou pra mãe que quem morreu foi a Marta. E eles acabam acreditando que quem morreu foi a Julia, né? E aí ela tá contando essa história e você vai descobrindo aí no desenrolar, né, do jogo, né? Eu não joguei tanto, mas deu pra mim pegar mais ou menos essa parte aí da história. Outra coisa também, galera, como vocês perceberam, eu deixei o áudio em italiano, né? O jogo tem inglês, também tem áudio em inglês, mas eu preferi deixar em italiano porque por conta da história se passar na Itália, os personagens serem italianos, eu achei mais bacana aí deixar o áudio em italiano, beleza? Ma è una persona. Devo aiutarla.
mio mondo quello. Ci passavo intere giornate a fantasticare. E perdevo nei miei pensieri e ti risvegli. Fu terribile. Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. Trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando lo sollevai tra le braccia. Era mia sorella gemella. Ed ero morta. Una cosa impossibile. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo, né cosa pensavo. Devo stare calma. Marta non è morta. Non è possibile. Non è vero. Aviões, né, da Segunda Guerra. Tudo andava. Marta. Esse é o pingente, né, que meio que identifica elas, né? Ou no caso a Marta, né, tem o nome ali e tal, a data. Mas pra frente vai falar também, né, que ela era surda, né? E os pais não, a mãe culpa a Julia, né? Acho que por conta disso que ela não trata ela muito bem. I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne insopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere. Pensava che fossi sola. Pensava che fossi morta. Non volevo far svanire tutto. Così fece timidamente accenno di sedersi in testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza esito. Então ali você vê che ela fala, né? Que sem querer, né, ali pelo carinho que ela recebeu da mãe dela, que ela nunca tinha recebido, ela acabou assentindo ali, né, respondendo como se fosse a Marta, né. E aí depois disso ela não consegue, ou pelo menos ela fala que não consegue mais desfazer essa mentira, né, ela vai carregando essa mentira. Senhor, vida de quem morre, se é o teu sacrifício da mãe, oferta pela minha mãe. Nelle tue mani affido anche il mio nome e spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissimo genere nel purgatorio, eterno riposo d'onore signore, e splenda la luce in terra. Eri, ti ricordi di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. Come ho falei, galera, è un gioco bem no estilo, né, do Detroit, né? Você consegue andar e tal, tem alguns pontos que você vai conseguir fazer algumas ações, mas na maior parte aí do jogo é mais a história mesmo que conta, né? Eu joguei o Detroit e gostei bastante, tô me arriscando nesse aqui, joguei um pouco dele, é bem legal, né? Eu achei legal a história, não avancei tanto ainda, né, mas parece ser bem bacana aí esse mistério aí que a gente tem que descobrir, né? Que é quem matou a irmã dela e por quê, né?
tutto deve essere sempre perfetto per lei. Parla Londra. Assistiamo a tutta l'intera. Che succede? Chi ha chiuso la porta? Cosa parlano? Ma non puoi star senza qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia? Tua figlia? Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta! Che discorso è questo? Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda. Tu che non puoi aver figli. Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene. Morta. Qualcuno l'ha uccisa. Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto. Lo capisco. Cosa credi? Se non lo capisco io, sempre problemi. Solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente. Tu sei pazzo! Io sono pazzo? Io? Lo hanno fatto per colpire me. E così, sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdezza. Então é isso aí, galera. Deu para entender mais ou menos aí como se passa a história. Não vou me prolongar tanto aqui pra saber o desfecho aí, galera. Tem que jogar o jogo, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar configurações que eu tô rodando o jogo, configurações no meu PC, tá? Lá eu vou deixar também o link na minha página do blog, onde você vai conseguir baixar o jogo e testar. Nessa mesma página você tem o link da loja onde você vai poder comprar o jogo. Beleza, galera? Ele não é tão caro, vale a pena investir. Se você jogar e gostar, vale a pena comprar aí, apoiar os desenvolvedores, beleza? Deixa o seu like, comenta aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado por assistir até aqui essa gameplay, ter acompanhado comigo. Obrigado mesmo de coração. Até a próxima, valeu e fui!